Kim Kardashian, capelli biondi e look da fly girl. Che bella, Kim Kardashian. La regina dei reality passa dai look eleganti e raffinati a quelli più street che ci ricordano molto le fly girl ardite e ribelli. Yeezy e tuta, che stile. Capelli color platino nascosti da un berretto di lana, tuta e felpa oversize, scarpe da ginnastica bianche rigorosamente firmate Adidas modello Yeezy ovviamente, quelle realizzate in collaborazione dal marchio con suo marito Kanye West. Kim Kardashian dà lezione di stile a Calabasas, l'esclusivo quartiere dove risiede. La regina dei reality adora i vestiti stretch che mettono in mostra le sue curve e la sua femminilità, ma ama anche i look comodi e sportivi come le ragazze che fanno della street la loro filosofia di vita. Un tempo c'erano, ma si vedono ancora oggi, i b-boy e le fly girl, giovani che vestivano larghi e comodi per poter meglio andare sullo skateboard o sulla bicicletta. Questo stile, seguitissimo negli anni 90 da una generazione intera, è oggi rispolverato da Kim Kardashian che non ha paura di tirare fuori la tuta dal cassetto e farla diventare un capo glam, come era poi d'uso negli anni 90. Cambio, drastico, di look. Nelle ultime settimane Kim Kardashian ha rivoluzionato il suo stile passando dal solito colore corvino della sua chioma al biondo platino, in molti si sono chiesti il motivo di questo cambiamento radicale, e lei ha risposto che ha sempre desiderato essere bionda. In realtà c'è chi dice che la regina dei reality abbia optato per questo nuovo hairstyle per far contento suo marito Kanye West, che avrebbe sempre voluto vederla con delle tonalità più chiare. Lo stesso Kanye messo a dieta da Kim prima dell'arrivo del loro terzo figlio, che vedrà la luce si pensa nel 2018 grazie all'ausilio di una madre surrogata. Il rapper, infatti, si è un po' appesantito negli ultimi mesi, colpa dello stress continuo cui è sottoposto per via del suo lavoro e del cibo spazzatura, nel quale troverebbe consolazione. Il rimedio? Alimentazione sana e tanto sport, il tutto sotto l'occhio vigile di Kim Kardashian. Rapina nella villa di Bel Air. Proprio in prossimità del suo 37esimo compleanno, Kim Kardashian è stata nuovamente vittima di una rapina, stavolta nella sua casa di Bel Air, un malintenzionato si è introdotto nella sua abitazione e ha aperto le tre macchine presenti in giardino, rubando però solo un iPhone. L'uomo è stato notato dagli agenti di sicurezza della villa della regina dei reality e sono partiti all'inseguimento, senza successo. Dopo essersi introdotto da Kim Kardashian, l'uomo è poi passato alla casa della comica Kathy Griffin, prendendo una borsa. Un incubo che si ripete questo per la moglie di Kanye West, che lo scorso anno è stata vittima di una terribile rapina a Parigi, imbavagliata e legata in un bagno, è stata derubata di tutti i gioielli che aveva con sé. Da allora la donna ha aumentato lo staff addetto alla sua sicurezza, e anche casa sua è piena di agenti e bodyguard. Come avrà preso Kim questa nuova effrazione? Sicuramente non bene.